Buonasera a tutti, benvenuti. Questo è di fatto, come ha detto Paolo, il primo evento di questo anno centenario. Ricorderemo quest'anno 300 anni appunto della morte della Beata, che è morta a Torino il 16 dicembre 1717. Tra settembre e dicembre ci saranno diverse manifestazioni, questa è la prima. La Beata, come ha detto Paolo, è anche un personaggio proprio da scoprire, non è molto conosciuta. È tutta torinese, nasce a Torino in via dei Mercanti 1 nel 1661. Quindi 355 anni fa, 356, 5 anni fa siamo riusciti a far mettere dal comune una lapide nella casa natale dove lei nacque, all'angolo con via Garibaldi. E la sua era una famiglia importante. Si sente poco? Adesso? La sua era una famiglia importante. Arrivano sono originari della provincia di Como, sono dei commercianti di seta molto ricchi, anche fornitori di casa Savoia, e abitano in questo palazzo dove è appunto in via Garibaldi, angolo via dei Mercanti. Lei a 15 anni pensa già di farsi suora, non sa bene in quale monastero, e decide di diventare carmelitana durante un'ostensione della Sindone. A quei tempi le ostensioni della Sindone erano ricorrenti per le celebrazioni importanti di casa Savoia, ma anche una volta l'anno per la festa della Sindone, il 4 di maggio. Quindi il 4 di maggio del 1676 lei è in piazza Castello, tutta in mezzo alla folla, e durante l'ostensione scopre un temporale e lei trova riparo, c'è un monaco carmelitano, un frate carmelitano, che le offre il riparo del suo mantello. Lei in quel momento decide, capisce che deve essere una monaca carmelitana. Torna a casa, lo dice in famiglia, la prendono magari un po' in giro, insomma, il fratello in particolare. Il fratello Giovanni Battista, che diventa poi conte di Valdissero ed è capo della polizia durante la sede del 1706, quindi un personaggio anche importante, e ha un rapporto molto bello con Marianna. Marianna Fontanella è il nome del secolare, no, della Beata. Quindi decide di diventare monaca di clausura nel monastero di Santa Cristina in piazza San Carlo. Era un monastero dalla regola molto rigida, quindi in famiglia avrebbero preferito che avesse accettato di entrare in un monastero dalla regola meno rigida. È una, come si dice insomma nelle biografie, una figlia autentica di Santa Teresa. Lei vive, ha un profondo misticismo, un grande trasporto verso, un grande amore per Gesù Cristo, però vive anche la notte oscura dell'anima, quindi, e questo è normale, ma tanto è grande la volontà di avvicinarsi all'assoluto quanto poi ognuno di noi poi si sente piccolo in questo desiderio. Lei vive, scrive queste cose in un'autobiografia che le impone di scrivere il confessore, come ai tempi era anche abbastanza usuale. Lei, insomma, in comunità capiscono le sue doti, che sono molto, 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 molto particolari. Lei ha delle doti proprio spirituali, umane, molto profonde, e quindi ricopre già da subito, dai primi anni, degli incarichi molto importanti. È dapprima maestra delle novizie e poi diventa a circa 30 anni, 33 anni se non ricordo male, priora, che è un'età molto, cioè all'epoca soprattutto era molto, come si può dire, era un'eccezione, fu chiesta addirittura la dispensa dalla Santa Sede per questa nomina. E la sua fama si espande subito, si diffonde subito per la città, anche perché il monastero di Santa Cristina era un monastero molto particolare, fondato dalla prima Madama Reale, Cristina di Francia. C'era annesso al monastero un appartamento dove le duchesse con le dame di corte si ritiravano per fare una sorta di esercizi di ritiri spirituali. Quindi il legame con casa Savoia era molto, molto stretto. E la sua fama, insomma, si diffonde tra la popolazione, tra i nobili, ed è molto particolare questo fatto. Lei, una monaca di clausura, intreccia le vicende della sua vita con quelle della città di Torino. Sono gli anni che, appunto, sono gli anni importanti, no, del Ducato di Vittorio Amedeo II. Adesso non possiamo dilungarci molto, comunque almeno due date sono da ricordare. 1695, quando c'è una delle tante ricorrenti guerre con la Francia, e la Beata chiede ai Savoia, alla d'Orléans, di intercedere presso il marito, alla madre del Duca, a Giovanna Battista, di chiedere alla città di mettere San Giuseppe protettore della città di Torino. Ci riesce, insomma, il Consiglio Comunale di Torino il 31 di dicembre del 1695 nomina San Giuseppe come patrono della città. Di fatto una pace, insomma la guerra durava da un po' di anni, quindi ormai
causava degli inconvenienti per la popolazione davvero pesanti. Di fatto una pace insperata viene siglata ed è la pace di Vigevano, e quindi insomma si avvera quello che lei dice. Un episodio, cioè un ruolo importantissimo ebbe poi anche dopo, ad esempio, da ricordare l'assedio del 1706, quando è lei che dice al beato Sebastiano Valfre di dire insomma alla popolazione, soprattutto al duca, ai comandanti dell'esercito, di resistere, perché la vittoria, che anche lì sembrava molto lontana, ci sarebbe stata per la festa di Maria Bambina, quindi per l'inizio di settembre. La beata ha diverse visioni della Madonna, la Madonna la rincuora e dice: di a tutti che devono affidarsi appunto al mio patrocinio, e ci sarà poi la vittoria. Di fatto così avviene. Quindi il 7 di settembre del 1706 avviene, sono fatti molto noti, l'assedio è molto studiato, molto, molto ben documentato, e quindi quello che il Valfre dice, insomma, di resistere, era di resistere, di arrivare appunto all'inizio di settembre, è proprio la beata che glielo dice. Il Valfre ha un legame molto stretto con la Beata Maria degli Angeli, ad esempio questo monastero che la beata vuole, che viene fondato nel 1703, ha il primo sopralluogo per la fondazione di questo monastero, lo fa proprio il beato Sebastiano Valfre, che viene con il vicario generale della diocesi e guarda il posto, anche perché c'era stata una donazione di una vedova di Moncalieri, che offre la sua casa, le sue proprietà per la fondazione proprio di questo posto del monastero. E il Valfre è il primo a celebrare qui la messa. Ci sono poi altri episodi, possiamo anche ricordare quello del 1714, si sta a Torino, cioè, si diffonde un'epidemia, che avrebbe procurato altre vittime. La beata chiede, insomma, intercede presso Cristo di risparmiare la città, e l'epidemia viene, insomma, c'è più un'epidemia che colpisce gli animali. Questo fatto è raffigurato in un quadro che è a Genova, ed è un quadro molto bello di inizio Settecento, fatto quando ancora non era stata neanche ancora pubblicata la prima biografia della beata. Da ricordare anche che una cosa che non molti sanno è in piazza San Carlo, la facciata della chiesa di Santa Cristina, Giovanni Battista di Savoia-Nemours chiede a Filippo Juvara di realizzare della prima opera che Juvara ha fatto lì, proprio per ringraziare la beata del ruolo che ebbe durante l'assedio del 1706. E se voi entrate in chiesa e entrate in quello che era l'ex coro, dove ci sono adesso esposti dei quadri della Beata degli Angeli, trovate una lapide che ricorda proprio questo fatto. Quindi insomma, quella facciata che tutti conosciamo di Piazza San Carlo è dovuta, è un segno di ringraziamento alla beata. E lei muore appunto nel 1717. Il processo è un po' lungo, dovuto anche a tanti avvenimenti che sconvolgono la vita della chiesa, e il monastero poi viene soppresso nel 1802. Il corpo della beata viene portato nella chiesa di Santa Teresa perché non venisse profanato, insieme a quello della prima Madama Reale, Madama Cristina, che era sepolta a Santa Cristina, e poi finalmente nel 1865 viene beatificata da Pio IX a Roma, con una celebrazione molto, molto solenne. E solo dal 1988 che il corpo, con le reliquie, vengono portate in questo monastero, anche grazie all'interessamento del Cardinal Balestrero, che era stato generale dei Gesuiti, dei Carmelitani, quindi era una figura, insomma, che poteva fare in modo che il corpo della beata venisse portato qui. Le cose principali le ho dette, e mi piace concludere con quella che ci sono degli scritti molto belli della Beata Maria degli Angeli, che sono stati pubblicati 5 anni fa, in fondo trovate dei libri. Lei era una mistica molto importante, e una delle sue frasi, che poi le suore hanno stampato nell'immaginetta che trovate lì, è: vengo dall'amore, parlo dell'amore, faccio tutto per l'amore. Quindi lei si può dire proprio in questo ci sprona a credere, e quindi insomma può essere veramente un esempio valido ancora oggi. Grazie.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. La maggioranza di voi è bello rincontrarsi qui in questa chiesa splendida, magnifico barocco, si vede benissimo, che è anche molto accogliente, accogliente perché ci sono le suore che ci accolgono sempre con molta bontà e molta generosità. E oggi abbiamo anche gli alpini che festeggiano questo momento dedicato alla fondatrice di queste suore del 1703, quindi c'è molto tempo. Abbiamo già festeggiato questo momento di fondazione e ora festeggiamo il momento in cui questa beata è mancata, è morta. Era molto legata ai Savoia e anche questo monastero è stato protetto per molto tempo dai Savoia. Lì sopra avete proprio la loro presenza nella grande casa dei Savoia che c'è qui sopra, e da lì sopra questi Savoia hanno sempre protetto questo monastero, che ha vissuto anche dei momenti difficili. Napoleone prima li ha in qualche modo soppressi, poi a metà dell'Ottocento sono state completamente abbandonate a se stesse e quindi hanno dovuto ritornare nelle loro case, ma poi hanno avuto la costanza di incontrarsi e rifondare questo monastero, che è sempre stato molto amico e vicino alla popolazione di Moncalieri. Questo è molto bello, avere un centro di preghiera come questo delle suore, che questa sera abbiamo qui con noi. Bene, tra le altre cose, io penso di fare anche una cosa molto carina, rincontrando queste persone, che già ho incontrato parecchie volte, e siccome noi normalmente ci incontriamo a Natale e a Pasqua, e allora ecco che ricorderò anche il momento della Pasqua. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. E supplico alla Beata, la Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, Cristo, pietà. Signore, pietà. Thank you.
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custoderanno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua vita e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabiliti le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Sii benevolo con il tuo. La prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio. Aleluya.
Bene, se state attenti, l'aria che c'è fuori è già un po' primaverile, che ci dice che andiamo verso la Pasqua. Mancano 65 giorni alla Pasqua, però c'è un periodo molto importante della Pasqua, che è la Quaresima. Quasi sempre noi dimentichiamo la Quaresima e subito pensiamo alla Pasqua. Invece la Quaresima è preparazione alla Pasqua. Del resto gli ebrei stanno già comprando chissà quanti quintali di aranci per tirarsi addosso, in preparazione proprio a questi avvenimenti della Pasqua, così altre cose che si fanno in giro. La Pasqua è il 16 aprile. Allora, mentre io faccio gli auguri a tutte queste persone che sono qui e a quelli di coloro che hanno organizzato un po' questo momento, e vorrei ricordare proprio quello che il Papa ha detto in preparazione alla Quaresima. Le cose si preparano prima, no? Quando voi invitate una persona, non aspettate il giorno dopo a preparare. Preparate prima, anzi pensate bene quello che dovete preparare. Il Papa è un po' così, ha preparato la Quaresima. E ha detto, ha scelto per meditare sulla Quaresima un episodio famoso, l'episodio di Lazzaro e del ricco. Lazzaro è il ricco e polone, come diciamo noi, no? Lazzaro, dice il Papa, fermo poi qui, afferma che l'altro è un dono. L'altro è un dono. Qualsiasi altro, il vicino e il lontano, il povero e il bisognoso. Allora, qual è l'agire cristiano di fronte alla Quaresima che ci sta di fronte? Non sono le arance da tirarci, no? Ma invece bisogna imparare proprio attraverso la Quaresima che ci prepara la Pasqua, bisogna imparare ad aiutare gli altri, ad essere vicini agli altri. Del resto il cristianesimo, una delle cose fondamentali del cristianesimo qual è? Amare il prossimo, no? Amare Dio e amare il prossimo. Se non avete questo senso profondo nel vostro cuore, siete cristiani a metà, anzi molte volte i cristiani sono purtroppo a metà, vedendo quello che avviene attorno a noi. Ma non dobbiamo scoraggiarci di fronte a questo, ricordandoci appunto quello che ci aiuta, che ci dice il Papa, di avere coraggio di sporcarci le mani per aiutare gli altri, per essere il dono. E Gesù Cristo è stato per eccellenza un dono per noi, il dono di Dio fatto a noi persone. C'è un film, che forse non so, vedrete, che si chiama Il Silenzio, se volete il termine inglese, silence, no? Che bello questa parola, di Martin Scorsese, che è uno dei grandi registi ancora oggi esistenti, il quale stranamente si è innamorato dei martiri giapponesi. Pensate, è del 1500 questi martiri giapponesi, e contro di loro hanno fatto di tutto, le hanno impiccate, le hanno messe in croce, lungo le strade c'erano le croci con sopra i cristiani giapponesi. Una cosa veramente pazzesca a leggere quello che è avvenuto in Giappone. Eppure i gesuiti che erano lì dicevano, no, fra 50 anni il Giappone sarà tutto cristiano, non è ancora adesso. Però nel 1800, quando alcuni gesuiti francesi sono andati in Giappone, dicono che ci sono dei cristiani in giro. E cos'è che loro hanno indicato per essere veramente convinti e sicuri che non erano dei persecutori, ma dei cristiani venuti da lontano? E hanno domandato se questi sacerdoti, che si dicevano sacerdoti, erano non sposati. Quando hanno saputo che non erano sposati, hanno detto allora sono veramente i nostri sacerdoti. E questi cristiani giapponesi per circa 400 anni sono nascosti e hanno continuato a vivere la loro fede cristiana. Quindi un coraggio straordinario, quello che ci dice anche la messa oggi, di essere attenti
ad avere questo coraggio della nostra fede. Purtroppo, tra questi cristiani che sono stati uccisi in Giappone, qualcuno ha anche tradito. Potete immaginare le cose che facevano sopportare, erano veramente disgustose e penose. E allora qualcuno ha tradito la propria fede. Il regista Martin Scorsese non ricorda più quello che è venuto dopo, cioè non ricorda che questo martirio era stato vissuto da questi martiri giapponesi, e non erano due o tre solo, erano migliaia di persone che sono state uccise. Ha dimenticato di mettere in evidenza la gioia che questi giapponesi uccisi manifestavano esternamente, al punto tale che poi molti giapponesi si sono convertiti, anche se il cristianesimo è stato completamente sradicato dal Giappone fino alla metà del 1800. Bene, cosa ci dicono questi martiri? Ci dicono che nella nostra preparazione un certo martirio dobbiamo anche viverlo noi. Quello che si chiama il martirio di sangue, purtroppo lo sappiamo bene, no? Quante notizie ci vengono di cristiani che sono stati uccisi. Ma per ricordare questa beata che oggi ricordiamo, esiste anche, lo diciamo alle suore, un martirio bianco. Sapete chi ha inventato questo termine, un martirio bianco? L'ha inventato un monaco irlandese del VI secolo, San Colombano, che partiva dalla sua isola con 12 altri monaci, come la Compagnia di Gesù, non quella inventata dopo, ma la sua compagnia, che erano formate da Gesù e attorno avevano i vari apostoli. Loro partivano così e andavano in tutta Europa per riconvertire l'Europa del tempo. Siamo nel VI secolo, già allora il cristianesimo faceva acqua. Allora loro hanno riconvertito tutta l'Europa, a partire dalla Francia, scendendo, arrivando fino in Italia. Voi potete vedere uno dei loro monasteri ancora oggi, vicino a Piacenza. Dietro le colline di Piacenza c'è un monastero, potete andare a vedere nelle vostre passeggiate, che è ancora stato fondato nel tempio di San Colombano, ancora nel IX secolo, quindi in età ancora in qualche modo longobarda. Difatti Colombano era stato chiamato dal duca longobardo, dal re longobardo, perché c'erano pasticci anche allora, in questa nostra regione, e San Colombano era venuto a portare la pace in questa zona. Allora, questo martirio bianco, noi sappiamo che le suore in qualche modo vivono questo martirio bianco, martirio che non è spargimento di sangue, ma che è invece un modo profondo di vivere la propria fede, di comunicarla. E sappiamo che queste nostre suore, a partire dalla Beata, hanno saputo agire in questo modo, diffondere con la loro preghiera, la loro meditazione, diffondere la fede cristiana anche in mezzo a questa popolazione. Va bene, io termino qui. Voglio aggiungere altro, perché so che i preti normalmente sono molto lunghi, e anche a me piace tanto sentire una predica lunga. Quindi ricordate allora il martirio bianco. Dobbiamo ringraziare queste suore che sono qui e che vivono un martirio bianco. Non è quello di sangue, ma è un martirio ugualmente, e lo sanno fare con generosità e con gioia, con gioia. Queste suore sono piene di gioia, per fortuna, con la gioia che manca a noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
celebrazione di una messa non è mai una celebrazione privata, non è che sono io da solo che vengo in chiesa, ma io rappresento tutta l'umanità, tutte le persone che hanno bisogno e che sono anche rappresentanti dei nostri bisogni, delle nostre sofferenze, delle nostre difficoltà, come quei martiri giapponesi che tradivano, anche loro facevano parte di quel martirio stupendo, martirio di sangue. Ebbene, allora preghiamo, no, con delle preghiere che facciamo, ognuno può benissimo dire qual è la sua intenzione, lo diciamo anche le suore che hanno anche loro delle intenzioni. La prima intenzione è, allora preghiamo per l'umanità che si trova in un momento di grande difficoltà, perché è sbandata l'umanità di oggi da un punto di vista economico, politico, spirituale, culturale, non sa dove andare, e questa è veramente una cosa quanto mai tremenda, mai forse l'umanità ha avuto questo sbandamento. Allora preghiamo perché chi abbia a guidare il Signore di fronte a queste situazioni, ne abbiamo bisogno. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, oh Signore. C'è qualcuno che... Non abbiate paura, eh? Dovete andare in Africa per vedere come invece partecipano pienamente alla celebrazione della Messa. Con il ballo, con la partecipazione, vengono, parlano, e veramente, anzi, volevo ricordare che gli albini sono un po' dappertutto, e io l'ho trovata anche in Africa, e sono andati lì, venivano dal Bergamasco, lì gli alpini, quello più caratteristico forse, non dico che non lo sappia voi di Cumiana, ma sono arrivati lì fino in Africa per scavare un pozzo, per organizzare una missione, delle cose veramente straordinarie fanno questi alpini, per fortuna che ce le abbiamo. Quindi quando siamo tristi e diciamo ma qui tutto va male, ricordiamo che ci sono anche gli alpini. Non è cosa da poco. Ho pensato a quello che hanno fatto lì nel momento in cui c'è stato il terremoto, quante persone sono state generose. Ecco, questo è di stimolo per noi, per rivivere ancora pienamente la nostra vita e la nostra fede. Allora preghiamo anche per i parenti, per i vostri parenti, per coloro che non ci sono più, e cerchiamo di unirci a loro proprio nella gioia che ci viene dal Signore. Preghiamo. Preghiamo ancora di più una cosa, che il Signore ci dia la gioia di vivere la nostra vita, quella normale, la nostra vita cristiana, ma anche la vita normale, perché se, come ho ricordato, ci sono tutti questi problemi, molti di voi certamente hanno delle grosse difficoltà e forse hanno perso anche la gioia di vivere. Allora chiediamo al Signore che ci dia questa gioia. Preghiamo. Signore, ti ci hai promesso di essere presente in coloro che ti amano con cuore sincero e ti costruiscono la tua parola. Rendici degni di diventare tua stabile dimora, per Cristo nostro Signore. Oh.
Accogli, Signore, questa nostra offerta, espressione della nostra fede, e fa che dia gloria al tuo nome e giovi alla salvezza del mondo intero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi ed è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, tutto l'ordine sacerdotale, tutto il popolo cristiano. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti
che si affidano alla tua clemenza a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci la parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo terminato questa parte dell'Eucaristia, invocando Gesù Cristo, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a indicare che questa azione che noi compiamo, l'azione liturgica, non è nostra, ma è fatta per mezzo di Gesù Cristo, il nostro mediatore tra Dio e gli uomini. Il cristianesimo è una mediazione tra Dio e gli uomini. Allora preghiamo con la preghiera che il Padre ci ha donato attraverso la figura di Gesù Cristo, la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei in cielo, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna.
che tu che ci hai nutriti, e questo convito di Eucaristia è anche un riprendere forza interiore attraverso questo convito che ci viene dal Signore, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Di un invito a ripensare un poco anche la nostra vita quotidiana, che non è semplicemente una vita così molto umana, molto così materiale, ma che è anche una vita spirituale. Il Signore sia con voi e benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo nel nome del Signore. E buonasera a tutti, arrivederci.